Questo esperimento è sponsorizzato da Letto, Bagno ed Oltre, ossia continuate a dormire. La domanda è: se hai un pano gocciolante, bagnato senza gravità e lo stretti, cosa succede? Cosa succede con un pano quando torci? Possiamo usare una dotazione che si trova a bordo dell'ISS. Abbiamo il miglior asciugamano di tutti qui sulla ISS che vi vado a mostrare. Ecco come sono i nostri asciugamani. È confezionato, è avvolto come un piccolo disco da hockey. Abbiamo il miglior asciugamano di tutti qui sulla ISS che vi vado a mostrare. Così si guadagna spazio. Questo è quello che oggi uso per l'esperimento. Quindi, quando aprite il vostro dischetto e lo fate diventare il vostro asciugamano, è compresso. Molto bene, da una grande azienda. Ok, quindi ecco il mio asciugamano, come un ciocchetto magico, e adesso vado a bagnarlo e... Vediamo cosa succede quando lo strizziamo. In questo momento si muove lungo la superficie del pano e finisce sulle mie mani, come se avessi una gelatina sulle mie mani o un gel sulle mie mani, e rimane lì, una magnifica idratazione delle mie mani. Abbiamo il miglior asciugamano di tutti qui sulla ISS che vi vado a mostrare. Abbiamo il miglior asciugamano di tutti, così si guadagna spazio. Così si guadagna spazio. Ma mi chiedo come fa ad asciugarsi le mani? Andrà ad aprire un altro disco di asciugamano compresso ed il pano in realtà non si srotola. Rimane lì fluttuando come un giocattolo da masticare per cani, bagnato fradicio. Ma continua ad asciugarsi le mani con un nuovo asciugamano spugna che ha una nuova etichetta. Si muove da solo, rimane lì. Quando è che vi svegliate dal torpore e smettete di farvi prendere in giro? Dovete svegliarvi dall'incanto indotto non solo dalla TV, ma anche dai device. Abbiamo il miglior asciugamano di tutti qui sulla ISS che vi vado a mostrare, ma si sta asciugando con un altro panno che ha anche una etichetta diversa. Guardate bene. Dai, dai che ce la fate. Sveglia. Grande esperimento, funziona perfettamente. Meritate Kendra, congratulazioni, una grande idea. Bocciato. Per curiosi e curiose, a disposizione avete la magnifica playlist NASA Astronauti, ma attori, con oltre 270 video dei fallimenti dei finti astronauti, compresi i nostri italiani. Istruitevi da soli, senza lasciarvi iniettare le false notizie della narrativa in atto.